Potrei ritentare. Benvenuti tutti, prima di tutto iscrivetevi al canale e schiacciate sulla campanella per avere tutte le notifiche su quando usciranno i nuovissimi video. Ma ora tocca a te, Matteo. Ok, andiamo ad aprire questa Limited che abbiamo qua davanti. Come si può, ve la porto davanti per farvela vedere. Super Smash Bros. Qua ci sono tutti i lottatori, ma mancano, abbiamo guardato bene, se guardate bene, vediamo se riesce a inquadrare bene, mancano dei personaggi. Forse perché avevano fatto prima la Limited e poi hanno scelto. Adesso andiamo ad aprirla, vedete il logo, prima di tutto vediamo il logo, qua sotto di Super Smash Bros. Ultimate, in alto Super Smash Bros., dietro vediamo tutto quello che vi fa vedere in inglese, e davanti quello che c'è all'interno. Ma andiamo a vedere all'interno, poi il logo Nintendo che è sempre il solito, ma andiamo a vedere all'interno. All'interno possiamo vedere questo qua con quasi tutti i personaggi, ne mancano un paio, ne mancano proprio pochi, perché per dire manca il secondo di Yu-Yu, che è l'altro Ken e mancano gli altri del ne mancano un paio, però ci sono tutti quanti. Poi qua possiamo vedere il gioco con Super Smash Bros. E il logo. Andiamo a vedere. Ok, poi lo alzate da qua. Io lascio il gioco che dopo lo andiamo a vedere. Lo alzate da qua. Mettete giù questo e dietro trovate questi due qua. Il controller Super Smash Bros. E l'adattatore. Adesso lo andiamo ad aprire. Allora, incominciamo, è un po' difficoltoso tirar fuori tutto. Adesso tiriamo fuori, da qua sotto. Ok, questo è il controller può andare su Nintendo Switch, Nintendo Wii U, Nintendo Wii e il GameCube, come si può vedere, guardate. Questo e questo dietro, così. Controller Super Smash Bros. E questo qua che è l'adattatore per inserire, che vanno sempre su. Allora, va solamente questo su Nintendo Switch e Wii U, per cui potete riusarlo su Super Smash Bros. Quello che c'era per Wii U. Ok, e adesso andiamo ad aprire. Prima di tutto apriamo questa e questa la lasciamo qua così. Ci mettiamo qualche cosa qua. Ci mettiamo questo. E questo. Ok. Allora, vediamo. All'interno. Che cosa c'è all'interno? Allora, tanto la copertina si rispecchia tutto quello che aveva dall'inizio, come avete visto la foto, e tiriamo via l'involucro. Ok, vedete Mario, Zelda, Luigi e Luigi no, Luigi non c'è. Mario, Luigi, Samus, Kirby e tutti gli altri, Donkey Kong in alto. Dietro vediamo lo stesso che vediamo lì nella scatola. All'interno vediamo che neanche qua nessun codice. Dovrebbe farvi sbloccare da qualche parte la pianta carnivora, però non so bene. Vediamo il dentro, guardate che bello, guardate che bello, proprio bello bello bello, lo stesso che c'è lì. E questo è il gioco. Vediamo adesso cosa c'è com'è il controller per Nintendo Wii U. Dovrebbe aprirsi senza niente. Ok, guardiamolo e guardiamo tutte le stelle. È la prima volta che prendiamo un controller GameCube per la serie Super Smash Bros. Serie Super Smash Bros. Che proviamo un vero controller della GameCube. Tanto l'hanno messo dentro bene.
Ok. E guardate come rispecchia tutto quello. Il logo di Super Smash Bros. È proprio più piccolo, un po' più piccolo, e all'interno ha l'adattatore, questo qua, vi faccio vedere. Ha questo, per cui serve per forza quello là. E questo qua è il controller con scritto Start in mezzo. Guardate che bello, proprio bello, bello, bello. Una... c'è solamente la Z qua dietro, come potete vedere, come il vero controller di del GameCube. Bene, ma ora andiamo a vedere l'ultimo, tanto si chiude perché non rimane aperta, che è l'adattatore, ma che l'adattatore uguale per ogni senso, uguale da tutte e tre le parti, non ha un... è uguale come gli altri. Guardate, solamente che questo va su Nintendo Switch e Wii U. Se avete quello vecchio di Wii U potete usarlo. Guardate, bellissimo, col logo Nintendo, se lo vedete, logo Nintendo e tutto quanto. Bene, queste qua erano le cose che troviamo dentro, ma ora cosa facciamo? Oh, ma dai, è finito il video, ci vediamo alla prossima. Sempre e soltanto Nintendari. Ciao!